Era una cosa evidente, era una cosa che tutti sapevamo, qualcosa che non era così difficile da capire. Eppure, quando ne parlai in video precedenti, persino quando ultimamente portai all'attenzione la tavola nel cimitero delle spade in cui Griffith stesso sottilmente lo ammetteva, sotto nei commenti la gente storceva il naso. E voglio dire solo una cosa, lo capisco. È straziante, è qualcosa che onestamente il nostro cervello forse si rifiuta di accettare. Com'è possibile? Proprio colui che è stata la causa di tutte queste disavventure, dello sfascio di una famiglia perché la squadra dei Falchi era una famiglia? Colui che ha reso Guts monco di un braccio e orbo, che ha abusato di Kashka rompendo la sua sanità mentale, condannando le uniche persone che gli erano vicine a una fine orribile o a essere perseguitati dai demoni per il resto dei loro giorni, proprio lui si è rivelato l'essere che condivide la sua esistenza terrena col frutto dell'amore di Guts e Kashka. Davvero una cosa tremenda. Non ci è dato sapere in che modo. Non sarò certo io a dirvi come, se davvero in quell'eclissi fosse già stato previsto di utilizzare quel feto o se tutto frutto di coincidenze. Strano però. La festa della rinascita di Sant'Albione, in cui Griffith rinasce a nuova vita, non avviene per coincidenza. Tantomeno per coincidenza l'apostolo uovo che ha fatto da grembo per la sua rinascita inglobando il feto si trovava lì. Quindi, chi c'è davvero dietro tutto questo? Voi chiamate le forze sovrannaturali oppure intervento divino? Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. Il capitolo 364 è uscito e non ho minimamente intenzione di dirvi la mia sulla questione ultimo capitolo o meno. C'è altro di cui discutere. Sentimenti di dolcezza e di rabbia si miscelano a domande e a tristezza. Questo è ciò che queste pagine mi hanno trasmesso. Per mesi eravamo rimasti in sospeso con Guts che di fronte al bambino della luna che si era manifestato davanti a lui stava per sguainare la spada. Ora, una breve e semplice battuta che forse tutti noi avremmo voluto fargli in quel momento apre queste pagine. Perché sei qui? Questo stesso bambino, fin da quando è nato da un aborto, quindi potremmo dire che è venuto alla luce dalla morte, quasi in un parallelismo perfetto con la nascita di Guts, amici miei, nato dal grembo di una donna morta impiccata, un frutto caduto da un albero morto, un bambino, ancora una volta, nato dalla morte. Sin da subito ha dimostrato di prendersi cura dei suoi genitori. Ha soccorso molte volte Kashka quando veniva perseguitata dagli spiriti, materializzandosi all'improvviso davanti a lei e facendo così dissolvere quei demoni che forse percepivano in quel feto la presenza di uno spirito più potente di loro, che in questo capitolo ci è stato palesemente chiarito. E non è dubbia la superiorità spirituale che questo feto nascondeva in sé. Nel capitolo 140, quando Kashka sta per essere aggredita dai componenti di quella setta, la sua apparizione in difesa della madre fa sì che questi uomini vengano posseduti da demoni e inizino a sbranarsi a vicenda. Un fatto che mi lascia sospettoso perché sembra il potere di un demonio che ha il controllo su demoni come lui. Quindi è la volontà del bambino ad agire con i poteri di Griffith che ora si ritrova, oppure è proprio Griffith stesso ad agire in quell'episodio? Lasciamolo come argomento per un futuro video sulla rubrica Berserk Theory. Questo bambino viene in veste di soccorritore anche quando si tratta di salvare il padre. Mi riferisco al volume 36, quando Guts, ormai totalmente fuori controllo per via di quell'armatura, riesce a ritrovare la ragione solo con l'intervento del bambino della luna in versione astrale. E adesso eccolo davanti a noi, lì, che senza proferire parola come al suo solito, senza nessun cenno, si aggrappa al mantello di Guts e gli sale in spalla, proprio con l'innocenza di un bambino davanti al proprio padre. Già da qui molti di noi potrebbero preparare fazzoletti, uno spaccato di felicità che ci fa per un breve istante dimenticare atrocità e sangue e ci lascia godere di qualcosa che tutti abbiamo sempre desiderato vedere, un po' di amore, un po'
di calore familiare. Quanta gioia vedere Guts portarselo in spalle e dimostrare tanta tenerezza, in maniera non troppo plateale perché pur sempre un duro, certo. Infatti, guardate la sua espressione davanti agli altri, sembra quasi imbarazzato un pochettino. E tutti lì, in quel focolare, come se davvero fossero una famiglia. E c'è un momento in cui ho riso come non mai, perché mi è sembrata proprio una frecciatina molto sottile, che Miura ha voluto buttare proprio verso noi fan. Non so se anche voi avete avuto la mia stessa impressione. Silke guarda il bambino, fa un breve ragionamento e poi la butta lì. Se si trova su quest'isola significa che in realtà è il re della tempesta dei fiori, giusto signora Danan? Ma neanche il tempo di voltare pagina ed ecco Danan apparire, smentendo totalmente l'ipotesi della piccola strega. E giù di lì, Isidoro la picchietta sulla testa e gli dice: facevi tanto la saccente quando hai tirato fuori la tua ipotesi sulla nave, ma guarda un po' la nostra piccola secchiona. Questo, secondo me, è proprio rivolto a quei fan che fanno sempre teorie, ipotesi, cercando di indagare, spulciando nei dettagli per capire questo o quest'altro in Berserk. Qui, secondo me, Miura ha voluto percularci un pochettino. Ma torniamo seri. Guts chiede di accompagnare questo bambino da Kashka al posto suo e quest'ultimo lo abbraccia riconoscendolo immediatamente. Qui abbiamo probabilmente il momento più simbolico dell'intero capitolo. Ci siamo sempre chiesti, e anche in questo caso, come faccia questo bambino a trovarsi sempre nel momento giusto al cospetto di Kashka. Al di là di come faccia materialmente, il punto invece che mi piacerebbe portarvi all'attenzione è proprio questo: il legame indissolubile di un figlio con sua madre. Sin da quando è venuto al mondo come feto mostruoso, anche quando a Sant'Albione è stato inglobato dall'apostolo uovo per rinascere come Grifis alla luce del sole, tutte le volte che è tornato se stesso al chiaro di luna, persino qui, sull'isola degli Elfi, è sempre ritornato a riabbracciare sua madre, come fosse un richiamo, un cordone che lega entrambi mai spezzato. In realtà non è stato mai palesemente affermato che si tratti proprio del figlio di Kashka, ma credo che arrivati a questo punto della storia in cui vediamo questo bambino tramutarsi in Grifis dopo che quest'ultimo è rinato grazie proprio a quel feto partorito da Kashka che gli ha fatto da ricettacolo, d'altro canto l'aspetto non lascia dubbi. E dovremmo ritornare al capitolo 92, dove lo stesso cavaliere del Teschio al tempo disse a Guts: dovresti ucciderlo, quel bambino non è umano e un giorno vi porterà sventura, avendone già intuito la presenza demoniaca celata in lui. Quindi cosa abbiamo qui? In che modo la storia è andata a complicarsi? Grifis, che dovrebbe rappresentare il peggior nemico per entrambi, in realtà è anche quel bambino che dovrebbe essere il legame più profondo, il frutto dell'amore di Guts e Kashka. E allora? Grifis stesso potrebbe essere considerato il figlio di Guts? In realtà non è esattamente così. Fattezze fisiche e spirituali appartengono al falco, così come corrispettivamente le medesime appartengono al bambino. Non so voi, ma questa condivisione di due identità separate mi ricorda tanto Bastard di Kazushi Hagiwara. A conferma del fatto che ci sia un distinguo tra i due, possiamo anche leggere le parole pronunciate da Danan, che afferma che il fatto stesso che quel bambino sia riuscito a mettere piede su quell'isola è la prova che non nasconde intenti malevoli. Cosa che non credo potremmo affermare anche per Grifis, o quantomeno, sapendo che Grifis è un araldo della mano di Dio, vuoi che il male in lui non venga percepito? Ricordiamo che Lucifero stesso era un angelo di Dio, il più bell'angelo della sua schiera, eppure è re degli inferi. Perciò, presumo alla luce di queste parole, che se avesse provato a dirigersi su quell'isola con le sembianze del falco, non avrebbe potuto raggiungere tale terra. Ma allora qualcuno potrebbe credere che è stata la volontà di Grifis a prendere le sembianze del bambino per raggiungere l'isola. Non sono d'accordo nemmeno su questa cosa. Se avesse agito così, sarebbe stato un piano congegnato dove attraverso il camuffamento, da bambino appunto, Grifis avrebbe cercato di ottenere l'accesso a sta benedetta isola.
Alla base, dunque, ci sarebbe stato un comportamento ingannatorio, ma qui si parla di intenti non malevoli. Il bambino, che ha una personalità sua, un animo suo, una coscienza, se vogliamo, sua, è giunto lì di sua spontanea volontà, seguendo il destino che lo lega ai suoi genitori e in particolar modo a Kashka. Lo stesso destino che poi, come dice Danan, ha accolto tutti loro su quell'isola come abitanti. Ed è riuscita ad accedervi perché fondamentalmente è un animo puro. Gli spiriti non avvertono la minima traccia di malizia in lui. Gli elfi, creature estremamente empatiche, non stanno sulla difensiva ma si stanno affezionando a lui. Il fatto che sia divenuto Griffith e che quindi il falco si trovi lì adesso è dovuto a una beffa del destino? O forse alle forze sovrannaturali o all'intervento divino che muovono le fila dietro tutta questa storia? E adesso veniamo alla parte più famosa di questo capitolo. Ho fatto un sogno. Nelle notti di luna piena ero un bambino abbracciato in un calore nostalgico. Griffith, mentre tramuta, pronuncia queste parole come se ci stesse comunicando che non sa che quando viene la luna piena cambia identità. Difatti ne parla come un sogno. L'abbraccio del calore nostalgico sono le braccia di una madre che lo stringe a sé quando appunto è il bambino. Cosa alquanto strana però. Se facciamo riferimento al capitolo 358, lui si guarda i capelli in una notte di luna piena che stanno a poco scurendo e afferma: ma certo, allora sarà stanotte. Quindi da qui dimostra invece di essere a conoscenza di questa sua trasformazione. Continua con: al risveglio da quel sogno mi restava solo un vago senso di desolazione che spariva in fretta con una singola lacrima come rugiada mattutina. È tutto chiaro qui. Griffith afferma che solo un vago sentimento di desolazione restava in lui e al risveglio spariva in fretta. E certo, perché non era un suo sentimento, era la tristezza di un bambino che col sorgere del sole era costretto ad abbandonare sua madre. Un sentimento che non appartiene all'animo di Griffith ma a quello del bambino, così come quella singola lacrima che gli riga il volto. Il cuore di Griffith è di ghiaccio ormai, lo dice nel cimitero delle spade quando stranisce per il fatto che senta un po' di calore vedendo Guts, affermando che è una cosa strana e che probabilmente sia una sensazione appartenente al bambino che gli fa da ricettacolo. See you, fanboy di Griffith. Amici miei, capitolo 82. Griffith si abissa mentre si tramuta in Fent e una voce fuori campo gli dice: è l'ultima lacrima che hai versato. Quando gli uomini affrontano un dolore capace di dilaniarli, rendono il loro cuore di ghiaccio. Griffith da tempo ha smesso di piangere, non può più farlo. Quella lacrima che noi vediamo nell'ultima pagina del capitolo 364, quella singola goccia, è la lacrima del bambino, il pianto, il grido di tristezza, l'ultima traccia di un fanciullo costretto contro la sua volontà a staccarsi nuovamente da sua madre. E forse anche le lacrime dei nostri stessi occhi, perché costretti a separarci da questo capolavoro. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, a commentare per farmi sapere il tuo pensiero al riguardo. Se sei nuovo su Alkill, iscriviti e attiva la campanella così da restare sempre aggiornato sulle nostre pubblicazioni. In descrizione vi lascio i link ai vari social, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Vi ringrazio nuovamente per la vostra cortese attenzione, ci vediamo prossimamente e buona vita a tutti.